prima festa e che è stata veramente goduta dalla cittadinanza in questa bellissima giornata di sole con tanta partecipazione in un momento in cui tanti valori vanno perduti e c'è poca attenzione alle cose della nostra storia, della nostra patria, delle cose che ci tengono insieme come collettività. In un momento come questo è importante essere presenti. Le cariche dello Stato in questa giornata sono chiamate, come lei quest'oggi, a essere una rappresentanza di un ideale. Anche. La riflessione è stata: io sono il procuratore di Pesaro ma anche di Fano, e allora ho fatto metà e metà. È importante far vedere alla gente che condividiamo e siamo presenti, ma siamo presenti davvero con entusiasmo. La presenza del capo della procura di Pesaro alla deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre in viale Buozzi è stato il suggello ad una mattinata di celebrazioni ufficiali che, come ormai il protocollo collaudato prevede, iniziano davanti alla residenza comunale, dove centinaia di liberi cittadini e associazioni si danno appuntamento ogni anno per suggellare questo saliente momento della vita pubblica nazionale. La deposizione della corona sulla lapide dei partigiani caduti è stato il via al cerimoniale previsto alla presenza delle massime cariche civili e militari della città, dell'ANPI e delle associazioni delle forze dell'ordine e diversi esponenti politici locali. Sotto l'occhio attento naturalmente delle forze dell'ordine sia in divisa che in borghese, che hanno fatto sì che tutto si sia svolto senza incidenti di alcuna sorta. Una giornata che vogliamo sia di festa, una giornata alla quale vediamo già sono presenti centinaia di cittadine e cittadini, una giornata per ricordare che siamo un grande paese che ha riconquistato la libertà 74 anni fa. Corteo poi si è diretto in via Ceccarini per la deposizione delle colonne d'arrolo, la prima alla lapide che ricorda il punto esatto in cui due giovani vite fanesi, Renata Marconi e Temistocle Paolini, furono spezzate sotto i proiettili dell'esercito tedesco, per poi continuare ai giardini Biancheri e Morelli, al monumento alla residenza donato dall'ANPI e poi a quello della Resistenza, ai giardini della Rocca Malatestiana, dove la banda cittadina, dopo l'inno, ha eseguito sempre la canzone bandiera del partigiano. Bella ciao! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. Questa giornata deve essere un monito, deve essere una festa, ma deve essere un messaggio forte dove si dice viva la libertà. Infine, la chiusura della mattinata celebrativa si è tenuta davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre, alla presenza del procuratore capo. Dopo gli inni, la banda cittadina poi si è spostata in piazza 20 Settembre per il concerto conclusivo della mattinata per le celebrazioni del 74° anniversario della liberazione.